Ciao a tutti, come state? Oggi parliamo di decluttering. Ebbene sì, anche l'estate comunque è il giusto momento per fare decluttering e oggi vi vorrei consigliare 10 tipologie di cose che si possono declutterare subito e praticamente il cosa farne quando le declutterate in base appunto a quello che adesso vi suggerisco. Ecco, io sono una semplice donna di casa, mamma, insomma, quindi mi viene in mente declutterare queste cose. Insomma, io mi sono fatta tutti i miei belli appunti con i miei vari colori e allora guardo giù perché appunto ho gli appunti. La prima cosa che mi è venuta in mente ovviamente sono i vestiti, soprattutto magari i vestiti dei bimbi. Comunque nel cambio stagione è la cosa più semplice, i vestiti da declutterare. Praticamente se voi avete dei bimbi piccolini che poi da un anno con l'altro cambiano taglia, i vestiti li potete tranquillamente mettere via, regalare se avete degli amici che magari hanno bimbi più piccoli di un anno o magari metter via perché avete intenzione di fare altri figli, perché no? Io quando ho avuto l'Ilenia ho messo via determinati vestiti perché io volevo un altro bimbo, poi è arrivato Jacopo, un maschietto, quindi determinati vestiti poi li ho buttati, regalati, insomma. Buttato non ho buttato via niente perché ai tempi sono riuscita a donare alla Caritas, qualcosa ho regalato a delle amiche e tutto quello che però non sono riuscita a far così l'ho messo nei bidoni, quelli bianchi della Croce Rossa. Qui da me io ne ho due e abito in un paesino piccolino, quindi immagino che anche nelle grandi città ci sono questi bidoni. Insomma, l'unica cosa che richiedono è che i vestiti vengano messi all'interno di sacchetti di plastica chiusi, così è più facile anche da svuotare per loro e non messi singolarmente i vestiti. Quindi se un bimbo vi cambia la taglia un anno con l'altro, di stagione in stagione, in questo caso il mio piccolo, che comunque non ha ancora 2 anni, di stagione in stagione mi cambia la taglia, lui così, i vestiti così come li prendo li tolgo e li metto, in questo momento li sto andando a mettere nel bidone della Caritas, della Croce Rossa, scusate, nel bidone bianco. Però tipo l'Ilenia invece, che è un annetto più o meno che riesco a riutilizzare le stesse magliette, non tutte ovviamente, le faccio la prova, le cose che vanno le riutilizzo, le cose che non vanno stesso procedimento. Cos'è che ho scritto qua? Ovviamente vi consiglio, testimonianza vera, perché con l'Ilenia ci sono passata, di non comprare il più del dovuto, soprattutto quando i bimbi sono piccolini. Ci viene regalato il mondo, ve lo posso assicurare. Sicuramente troverete parenti, amici, persone che conoscete che vi vogliono regalare cose. Quindi state attenti a non comprare più di quello che vi serve realmente, perché comunque poi non avete neanche il tempo di metterglieli, perché da piccolini crescono subito e cambiano subito taglia. Io ci sono passata con l'Ilenia, era la mia prima figlia, dove vedevo compravo, perché questi micro vestitini erano bellissimi, comodissimi, super, tanto la cambi più volte al giorno. Invece ho avuto dei vestiti che praticamente se sono riuscita a metterle una volta è già tanto, quindi non compriamo più del dovuto. Invece per quanto riguarda, per dire, Jacopo, ovviamente mi ero sfogata tanto con l'Ilenia, mi piace tantissimo comprargli comunque i vestiti anche per lui perché sono speziosi anche i vestiti da maschio, però devo dire che mi sono data molto molto una calmata, perché tipo quest'anno un amico di mia mamma mi ha regalato una busta piena di vestiti estivi che io sono riuscita a riutilizzare su Jacopo, a fare degli outfit carinissimi, sfiziosissimi anche per lui, e quindi io non ho comprato niente. Ad esempio mia suocera mi ha detto: ma perché non compri delle canottiere per il bambino invece che queste magliette a maniche corte? E io ho detto: no, non le compro perché ho tante magliette a maniche corte che mi sono state regalate e quindi non ho bisogno di comprare le canottiere. Quindi questo è il primo punto. Ovviamente io parlo dei bambini perché è più semplice nel cambio stagione, ma anche per noi adulti, quando andiamo a sistemare l'armadio o a fare il cambio di stagione, io nel mio caso non lo faccio perché ho tutto a vista, perché le magliette a maniche corte io le utilizzo anche d'inverno, però quando andiamo a sistemare l'armadio, tanto comunque anche se non faccio il cambio di stagione,
L'armadio ogni tot lo sistemo. Andiamo a declatterare dei vestiti che non mettiamo, tanto ce li abbiamo tutti. Abbiamo tutti troppo. E io in questo caso lo farò e magari faremo un vlog, insomma, lo faremo insieme. Poi, sempre riguardo ai bambini, ogni tot andiamo a declatterare i giochi. In questo caso io più o meno lo faccio ogni 3 mesi. Io non faccio il giro dei giochi, nel senso che i giochi, i bambini, quello che hanno ce l'hanno tutto a vista. Non lo faccio perché è un po' mia colpa, non ne ho voglia, un po' perché comunque la camera è quella che è, quindi se dovessi togliere delle cose, dovrei nascondere da una parte, insomma, i bambini hanno la loro cameretta ed è tutto lì. Però ogni 3 mesi più o meno io vado a fare il check dei giochi, quelli rotti li butto e basta. Quelli non adatti all'età dei miei figli li tolgo e se riesco a regalarli a qualcuno, ben venga. Una soluzione che ho scoperto quest'anno è stata la pesca di beneficenza per la scuola di mia figlia. Praticamente, mi sento di consigliarvela, se capita anche da voi, hanno chiesto se avevamo dei giochi in buono stato da poter donare per fare questa pesca di beneficenza e io in quel caso lì, visto che comunque era un giro di decluttering che comunque avrei dovuto fare da lì a poco, ho tolto un bel po' di pupazzi che mia figlia non guardava più, mio figlio non li ha mai guardati, e quindi un bel po' di pupazzi che comunque erano voluminosi, lei non li guardava, dei giocattoli tipo gli animaletti di plastica che Jacopo non guarda, ma per Elena sono troppo da piccolo, così. Io ho fatto un bel sacchetto di quelli della spesa e ho donato e comunque sono andati magari a qualcun altro che ne ha beneficiato. Quindi anche questo. Quindi buttare le cose rotte, buttare le cose a cui mancano dei pezzi, perché comunque anche lì se abbiamo dei puzzle a cui mancano dei pezzi, i bambini non li vogliono fare, è semplice. Scusate i rumori, ma ho tutte le finestre aperte oggi, è una giornata stupenda, nel senso che c'è un po' d'arietta, si sta benissimo. E quindi i bambini non li vogliono fare, almeno i miei sono così, li legna per dire, se sa che a quel puzzle mancano 2 o 3 pezzi, lei quel puzzle non lo apre più, quindi io lo elimino. Ovviamente cerco di non arrivare a far così, però se ci arrivo, che i bambini perdono i pezzi, che magari giocano da soli, capita, capita. Poi vediamo un po' cosa mi sono appuntata. Ok, i giochi in buono stato magari non adatti più all'età dei bambini. Io per dire li regalo se dovesse essere, però tranquillamente si possono anche vendere. Vendere su Vinted, vendere su Marketplace di Facebook, vendere nei mercatini dell'usato. Se voi siete bravi e in gamba con queste cose, sicuramente qualche soldo, qualche piccolo euro lo racimolate. Ovviamente non è che diventerete ricchi con questo, però magari racimolate qualche soldino per ricomprare un gioco adatto all'età dei vostri figli, ecco. E quindi io dai circa ogni 3-4 mesi faccio il decluttering e il giro anche dei giochi. Poi un'altra cosa che mi è venuto subito è i libri e le riviste. Io non sono un'accumulatrice di riviste, anche perché è raro che le compro, di solito le compro quando ci sono gli omaggi all'interno, tipo che so, i solari piuttosto che le creme corpo, così. Adesso l'ultima che ho comprato è stata quella con il rossettino di MAC. Ma la rivista io cosa faccio? La sfoglio se mi interessa, se devo perdere un po' di tempo e poi la faccio girare, cioè mi capita di darla alla mia suocera, mi capita di darla alla mia mamma, insomma io non sono un'accumulatrice di riviste, però se dovesse essere, ecco, magari controllare un po' le riviste, magari siete abbonati a qualche rivista che vi piace in maniera particolare e ogni tot fate il giro anche di quelle, le controllate, se vi interessano le tenete. Quelle che non vi interessano o le buttate o magari le regalate, le fate leggere a qualcun altro. Insomma, comunque voi le fate uscire da casa vostra e alleggerite un po' casa. La stessa cosa io per dire la faccio con i libri. Io con i libri tendenzialmente li porto al mercatino dell'usato, ce n'è una Cesena molto bello dove compro anche. E i libri lo faccio ogni 4-6 mesi, diciamo, insomma. 2 o 3 volte l'anno, è una cosa che faccio 2 o 3 volte l'anno, controllo tutti i libri, la mia libreria,
se ci sono libri che ho letto che non mi sono piaciuti o comunque che non mi interessa tenere in libreria, libri che magari ho comprato ma non mi interessa più leggere, faccio un bel sacchetto e li porto al mercatino dell'usato. Li vendo e lì comunque mi è sempre capitato di racimolare su qualcosa. A volte ricompro là dentro, a volte mi tengo i soldi contanti nel portafoglio. Quindi questo lo faccio periodicamente, ogni 6 mesi, quindi 2-3 volte l'anno. Poi, possiamo sistemare anche i nostri oggetti per i nostri hobby, quindi andare a sistemare e declatterare. In questo caso, gli oggetti per i nostri hobby devono essere tenuti in maniera organizzata e ordinata. Non è il mio caso perché io, ad esempio, vi dico, faccio un esempio con la cancelleria, no? Che è una mia passione, quindi io ogni tot, ad esempio, vado a controllare se gli evidenziatori e i pennarelli funzionano, quelli che non funzionano li butto via, quindi anche quello comunque è un decluttering, piccolino, ma anche quello è un decluttering. E quindi appunto qua l'ho segnato. La prima cosa ovviamente è essere ordinati e tenere tutte le stesse cose della stessa tipologia insieme. Ok, io ci sto lavorando ogni singolo giorno perché sono una disordinata di prima categoria. Poi, 5, controllare i prodotti in scadenza, sia che riguarda la nostra dispensa alimentare, sia che riguarda magari i prodotti cosmetici. Quindi controlliamo sempre le scadenze. Controlliamo i prodotti che abbiamo in frigo, anche questo comunque è un decluttering perché quante volte compriamo prodotti a lunga scadenza che rimangono poi nella credenza, nelle dispense e ce ne accorgiamo dopo, magari apriamo il pacchetto di patatine e poi va a finire, non lo finiamo, lo rimettiamo lì perché diciamo magari dopo, più tardi, domani e poi rimane nel dimenticatoio, quante volte a me è capitato, soprattutto con i bimbi. Quindi controlliamo, mi raccomando, periodicamente la dispensa, la puliamo, la svuotiamo, la puliamo e facciamo un bel decluttering delle cose in scadenza, aperte, che non ci interessa da mangiare, che non ci sono piaciute, insomma così. Poi, la stessa cosa vale per i prodotti cosmetici, quindi controlliamo le scadenze, mi raccomando, stiamo attenti al PAO perché comunque i prodotti scadono. O comunque se non scadono, mi raccomando, quando sono vicino alla scadenza, provateli in piccole parti del corpo, perché comunque potrebbe dare irritazioni, allergie. Buttiamo quello che magari no, magari regaliamo i prodotti che abbiamo aperto, non ci sono piaciuti, ma sono prodotti ancora che sono in ottimo stato perché nuovi. Proviamo a regalarli a qualche amica, a qualche parente, qualcuno che ovviamente non si offenda. Io per dire, mi è capitato di fare il decluttering del make-up, tra l'altro girerò un video prossimamente, e quando ho i prodotti declutterati li faccio vedere a mia cognata. Mia cognata si trucca molto meglio di me e è molto di più, insomma, anche se magari compra di meno, però si trucca molto meglio e un po' più di me. E io quando faccio il decluttering del make-up, che lo faccio 2 volte l'anno più o meno, lo passo a lei, lei seleziona quello che le interessa, quello che non interessa andrà buttato, però sicuramente non andrà buttato tutto. E quindi buttare in questo caso i prodotti non performanti o che hanno superato il PAO. Poi passiamo in cucina. In cucina sistemiamo i cassetti delle cucine, tutte le cucine hanno 3-4 cassetti, cassettoni, cose varie. Andiamo a sistemarli periodicamente, una volta al mese più o meno, e li svuotiamo, li puliamo e andiamo a declutterare le cose che non utilizziamo. Ad esempio, a me ultimamente mi è successo con degli stampini. Avevo un set di stampini a forma natalizie ancora chiuso e poi avevo degli stampini qua e là. Alcuni, tra l'altro, anche con dei pezzettini arrugginiti. Bene, io ho buttato, ho eliminato e ho fatto spazio nei cassetti della cucina. Io qua appunto ho fatto l'esempio degli stampini, ma possono essere i contenitori che magari non hanno il tappo o piccoli elettrodomestici che non utilizziamo. Li possiamo regalare magari, li possiamo vendere, perché no, insomma. Poi, un'altra cosa che ho fatto, ma adesso non lo sto facendo perché non ho tantissime cose, controlliamo la biancheria di casa. Tu
cioè gli asciugamani, le tovaglie, gli strofinacci della cucina. C'è stato un periodo che io amavo comprare gli strofinacci della cucina. Cioè io c'è stato un anno che ne avrò comprati 20, perché andavo al mercato, quello era un bel tessuto, quello aveva un bel disegno, quello era bello grande, quello era piccolino per qualcos'altro. Insomma, c'è stato quel periodo. Poi tra l'altro ero appena andata a convivere da qualche anno, per Natale mi sono arrivati 2 set di strofinacci, ero piena di strofinacci. Quelli che mi sono piaciuti li ho tenuti, quelli che non mi sono piaciuti, non mi piacevano più, si erano rovinati, alcuni li ho utilizzati per fare le pulizie. Alcuni li ho poi, no, io non li ho regalati, perché praticamente mi hanno regalato anche mia mamma, da casa sua me ne aveva portati alcuni. Poi nei vari traslochi, io comunque da quando vivo da sola con la mia famiglia ho fatto già 2 traslochi, ho eliminato tanto, soprattutto per quanto riguarda strofinacci e cose varie, anche perché negli anni ho comprato cose che ad oggi non utilizzerei, degli strofinacci, per dire, piccolini così, che non me ne faccio niente neanche per le pulizie. Li ho eliminati e quindi niente, quindi posso riguardare le strofinacce, asciugamani, lenzuola, tovaglie, eccetera eccetera eccetera. Se sono stinti, che comunque non li utilizzate, se magari quando vengono delle persone a casa vostra vi vergognate a mettere fuori quell'asciugamano perché è rovinato, ma non tenetelo, buttatelo, cosa lo tenete a fare? L'asciugamano rovinato, buttatelo e comprate uno nuovo. Oh, bello per tutti, anche per voi stessi. Deve essere bello per voi stessi quell'asciugamano. È inutile che voi tenete l'asciugamano rovinato quando non c'è nessuno. No, dovete utilizzare le cose belle per voi stessi. Io l'ho capito e lo faccio. Se una cosa è rovinata e non mi piace più, butto, regalo, faccio, insomma. Ok, ci siamo capiti. Poi io vi consiglio, ma perché mi è venuto così, cioè da pensarlo, adesso che ho la cantina, prima non ce l'avevo, una volta l'anno di fare un giro in cantina. Un giro in cantina, declatterate quello che non vi serve, regalate, vendete, buttate, perché tanto quando portiamo le cose in cantina è perché non ci servono. Quindi portiamo in cantina per lasciarle lì? No, ogni tanto andiamo a sistemare. Come ultimo punto, vi dico, mi sono proprio segnata, ogni cosa ha un posto e un posto per ogni cosa. Quindi una volta al mese facciamo un giro di 15 minuti per la casa e sistemiamo quello che è fuori posto. Declutteriamo quello che si può, ad esempio fogli della pubblicità, posta che non ci interessa. Questo è quello che ho segnato. Una volta al mese, facciamo un giro, fuori posto c'è delle cartacce, dei disegni dei bambini che magari hanno fatto 2 scarabocchi e poi li hanno mollati lì. Buttiamo, non teniamo tutto. Ad esempio, adesso questo ce l'ho sul tavolo perché mia figlia ieri stava giocando, ha fatto sto disegno, queste scritte che non vogliono dire niente. Io adesso sistemo bene, tolgo i pennarelli dal tavolo, butto via, non lo so tenere una roba del genere. Quindi ogni tot declutteriamo anche le cose che magari ci interessano un po' di più per i bambini, i fogli, le cose, insomma. Non teniamo tutto perché abbiamo le case piene di tante cose, io per prima. E niente, quindi questo è un piccolo video che avevo voglia di fare, ho pensato nel mio piccolo e perché appunto lo voglio mettere in atto io per prima. E pensando a cosa posso declutterare, questo è quello che mi è venuto in mente. Sono aperta a tutti i vostri consigli qua sotto nei commenti, vi aspetto. Se non ho pensato a qualcosa, scrivetemelo, perché ho intenzione proprio di girare un video decluttering. E sicuramente dalla mia stanza partirò dal mio armadio, perché ho dei vestiti miei che non metto e mi sono resa conto proprio che non li metto e ho l'armadio in disordine, e quindi vorrei fare un video del genere, vorrei proprio portare un video del genere sul canale. Fatemi sapere se vi può interessare, a me quando si parla di decluttering mi fa sempre molta curiosità. Io vi mando un bacione, vi aspetto nei commenti, se avete voglia mettete un like per supportarmi, e vi ringrazio sempre tanto, quando vi iscrivete al canale, a me farebbe molto piacere. Ciao!